Ah, ma allora ci siete? Eh sì, ormai siamo più di 500. Dai, mettiamoci comodi che facciamo una piccola chiacchierata. Su, sistemo due cose. Non capisco come fanno gli altri youtuber ad avere sempre tutto pronto e con uno schiocco di dita. Venite ragazzi. Allora, piccolo video di aggiornamento sul canale. Tra poco si va tutti in vacanza e al rientro sarà all'incirca un anno che sono alle prese con YouTube, tra registrazioni, pubblicazioni, eccetera. E cosa ho fatto finora su YouTube? A parte schifo, ovviamente. Ho fatto, come avete visto, tanto gaming, che è la cosa più facile che mi viene da fare. Ho iniziato a cimentarmi in una piccola rubrica sulla Formula 1, essendo io un grande fan di Formula 1. Vorrei fare tante altre rubriche sportive, però al momento il tempo è quello che è, quindi... Iscrivetevi al canale, spacciatelo come se fosse non vi dico cosa perché è meglio non dirlo. Così saremo in tanti, il canale aumenterà e io potrò fare tantissime altre cose. Infatti di idee ne ho tantissime, però il tempo è quello che è. Quindi non si possono fare miracoli. A parte queste mie piccole e inutili lamentele, cosa vorrei fare? Sicuramente mi piacerebbe dare una svolta al canale. Ma non c'era niente di meglio? So, qualcosa di diverso? Sì, ecco, da un estremo a quell'altro. E prima... e dopo, qualcosa un po' più sulle mie corde. Eccolo, lui, quello, va benissimo. Che inciampa, quasi si ribalta... Ma poi ce la fa, così, via come un'anguilla. O come una macchina da rally, vabbè. Fate voi. E per fare tutto questo ho deciso di buttarmi sugli shorts. Cioè, ma davvero? Cioè, io non ho parole. Ah, devo scegliere meglio le parole? Vabbè, per fare questo ho deciso di puntare sugli shorts. 100 euro sullo shop vince. Se basta? E 300 piazzate. Ok. No vabbè, io non ce la faccio ragazzi, non è possibile. Ma con che gente mi fate lavorare? Cioè, io non lo so, non è, ma se questo è il livello... Vabbè, scusate, a proposito di livello. Io, ovviamente... Non sono minimamente a livello di altri youtuber. Loro hanno un nome. Io ho il mio. E vediamo di analizzare un attimo un nome. Nome totalmente scelto a caso, ma perché The Simsy? Ve lo spiego rapidamente, è un po' un gioco di parole. Sim sta per abbreviazione, diciamo, tagliare a metà Simone, il mio nome. The è volermi rendere unico, diciamo. Non l'unico degli idioti, ma vorrei cercare di essere l'unico di quelli bravi, anche se ce ne sono tantissimi. C è semplicemente l'iniziale del cognome, non sapevo come completare la cosa. Ovviamente leggendolo all'inglese sì e non C, visto il de davanti. Così, una cosa tanto per... Scusate ma continuano a cadermi gli occhiali. Dovrete farci l'abitudine. Ma non è solo per questo che ho scelto questo nome. Un po' vorrei anche che riconducesse al famosissimo gioco... per console o per computer, The Sim. Infatti vorrei essere come se fossi un Sim, partendo ovviamente dal livello 1 dove sono, se non addirittura 0, e aumentare di livello, livellare, facendo tante cose, da solo o in compagnia vostra, di una community che spererei di creare, piccola, grande, enorme, fate voi. C'è spazio per tutti. Ma perché dico che devo crescere? Perché ovviamente parto dalle basi, da livello terra, zero. Vi faccio anche vedere perché. Ragazzi, vi faccio vedere. Questa è la mia postazione gaming. Il mio divano. E indipendentemente che io giochi alla PlayStation o alla Switch, io sono seduto sul divano. Tra l'altro quando gioco alla Switch... Vi faccio vedere, ho questo accrocchio di cavi che non so, ditemi voi se è una cosa giusta o sbagliata, ma
Penso che ce l'abbiano tutti, non lo so. Io questo ho. Non sono un esperto del settore, ho quell'accrocchio lì, funzionare funziona per il momento, ma questo è. Ma voi guardate quando devo usare il microfono cosa sono costretto a fare. Questo indipendentemente che io usi la Switch o la PlayStation, per ritrovarmi così. Cioè, capite che non è una cosa molto professionale. E tra l'altro, non avendo una postazione, non posso giocare neanche ai miei amatissimi racing. Io non ho mai avuto un volante o una pedaliera. Quindi, mi piacerebbe averla. Mi piacerebbe aumentare di livello in modo tale da permettermi una pedaliera, una postazione tutta mia. Ovviamente non ho neanche una stanza dedicata al gaming. Devo arrabattarmi nel mio soggiorno. Ma così è, si parte dalle basi, si parte da terra e si aumenta di livello. Cioè, per dire, io non ho una videocamera per registrare, sto registrando con il mio cellulare. Questi sono i supportini che ho usato finora, comprati a 3 euro l'uno da D-Mail. Voi direte, adesso dov'è il telefono? Sì, mi sono evoluto intanto e ho comprato un altro supporto che si allunga di più, 7 euro su Amazon, quindi un piccolo step l'ho già fatto. E dopo aver sentito queste cose voi direte, ma perché dobbiamo seguire te? Cosa puoi darci in più rispetto agli altri? In tutto questo quasi anno, non dico che sono per un esperto di YouTube perché non lo sono per niente, però più o meno giocandoci, diciamo, provando a fare, vedendo tutto quello che c'è dietro anche solo per l'editing, ho visto nel mio piccolo cosa c'è da fare e cosa fanno anche gli altri YouTuber, indipendentemente che facciano gaming, rubriche sportive tipo Formula 1, fai da te, che è un'altra delle cose che vorrei fare, e sono giunto ad una conclusione. Tratta da me, cioè tutta farina nel mio sacco. Cosa fanno gli altri YouTuber? Un cazzo. Beh, io lo faccio meglio. Per questo devi iscriverti al mio canale. Non suonava troppo bene, vero? Sti cazzi. Quindi cosa continuerò a portare sul mio canale? Sicuramente continuerò col gaming. Sarebbe bello poterlo portare tutti i giorni, però allo stato attuale non mi è possibile. Sicuramente diminuirò gli episodi, le uscite, già ultimamente anche a causa di un incidente domestico che mi è successo qualche mese fa ho dovuto rallentare molto, e anche dopo l'estate, quando ricomincerò con più frequenza, rallenterò sicuramente rispetto agli inizi. Continuerò con la rubrica sportiva, come dicevo all'inizio mi piacerebbe portarla anche magari su MotoGP, sul calcio, portare una rubrica sportiva mia personale dove io faccio dello sport. Infatti ho degli obiettivi che però, come sempre per mancanza di tempo, al momento non mi è possibile portare avanti, però non vi voglio spoilerare nulla, qualora il tempo dovesse tornare sarò ben lieto di tediarvi con tutte le mie vicissitudini. Vorrei portare anche qualcosina di fai da te, mi è sempre piaciuto fare fai da te, non mi sono mai cimentato troppo, però ho iniziato a fare qualche piccolo lavoretto casalingo, vorrei fare qualcosina di un po' più costruito, sempre ovviamente con lo scopo di migliorare la vita in casa. E già che ci sono, mi riprendo, mi registro e ve lo porto sul canale in modo tale che possiate vedere cosa faccio, possiate giudicare e valutare cosa faccio e magari, so, qualcuno può anche imparare da me qualcosina, cioè adesso non sono un maestro, però posso comunque provare a dare il là a qualcun altro. Poi magari sempre per divertimento posso portare, che so, qualche piccola costruzione, sempre nell'arte del costruire, ma più giocosa, diciamo, che so, qualche costruzione di modellini o di Lego o di puzzle, ne siamo pieni in casa, quindi oltre ad essere un appassionato io, so che piace magari vederli sul display del telefono o computer dove si guarda YouTube, quindi posso portare anche questo, più che volentieri. Tutto questo per continuare a migliorare e aumentare le mie esperienze e le mie conoscenze e aumentare, come dicevo prima, di livello. Ma ci sono anche altri modi in cui, diciamo, vorrei aumentare di livello e qui potete aiutarmi voi. Come? Ve lo spiego, non c'è nessunissimo problema. Come dicevo poco fa, vorrei creare una sorta di community con tutta la gente che mi segue qui su YouTube, eventualmente su Instagram, TikTok, comunque ho anche questi altri social, anche se sono quasi una specie di boomer. E come vorrei coinvolgervi? Nel modo in cui lo ritenete migliore. Potete propormi cose da fare, ovviamente cose fattibili, perché ricordatevi che sono a livello 0. Facciamo 0,1. 1 di stima?
potete appunto propormi cose da fare, cose da costruire, challenge anche appunto, Simone prova a fare questo e io ci provo, oppure potete sfidarmi nel fare qualcosa, che ne so, l'altro giorno parlando con mio fratello è venuta l'idea, una sfida, calci di rigore bendati o qualsiasi altra cosa, potete sfidarmi voi, ci si ritrova, al momento io spostarmi in tutta Italia ovviamente non è possibile, sono a Milano, abito a Milano, quindi se siete di Milano più che volentieri ci si organizza, se siete di altre parti d'Italia e capitate a Milano, ben venga, se siete di altre parti d'Italia, quando capiterò dalle vostre parti sarò ben lieto di riuscire a fare qualcosa, al momento ovviamente sono un padre di famiglia che lavora e che si diletta con YouTube quando le figlie dormono o quando le figlie sono fuori casa. Quindi poi si potrà anche stilare una classifica, mia, vostra, nostra, così per vedere chi aumenta di più il livello. Potrebbe essere anche divertente. Quindi tante idee in mente, ne ho tantissime altre che ovviamente non vi spoilerò, vorrei potervele portare un domani quando il canale, se il canale raggiungerà determinati numeri. Sicuramente non lascio il gaming perché è una cosa che mi è sempre piaciuto fare e a questo punto voi potrete dire, ma Simo, ma il tuo canale a sto punto non è un po' troppo un minestrone? Potrebbe essere un po' troppo un minestrone, tante cose dentro insieme di diverse nicchie, diciamo. Allora, io non lo vedo come un problema, perché comunque tanti altri youtuber grossi inizialmente hanno mischiato un po' le cose. Io non dico che continuerò a mischiare le cose, sicuramente all'inizio sto cercando di fare qualcosa di diverso, un po' di cose un po' diverse, anche per capire quale mi riesce meglio, quale è meglio lasciar perdere, e sicuramente ci potrebbe essere gente che apprezza tutte le cose che faccio, ma magari c'è gente che preferisce il gaming e non gli piace la Formula 1 o viceversa, o magari preferisce il fai da te e non gli frega niente delle altre cose. Nulla mi vieta un domani di dividere il canale, fare il canale solo di gaming, il canale solo di fai da te, il canale solo di sport. Sicuramente un domani si può fare, ovviamente il tutto sta ai numeri che farà il canale. Quindi ribadisco per la volta numero, boh, ho perso il conto, cliccate sul tasto iscriviti, spacciatelo a tutti gli amici. Una volta si scrivevano i numeri di telefono sui muri dei bagni. Voi mettete il nome nel mio canale, dite di iscrivervi, datelo agli amici, ai parenti, agli amanti, a tutti quelli che volete. Io accetto tutti, siete tutti benvenuti, vi aspetto numerosissimi qui sul canale, pronti per vedere quante cavolate riuscirò a portare. Sempre cercando di metterci una punta di simpatia, ci provo, spero di non risultare troppo pagliaccio. In tutto questo ovviamente come vedrete dovrò migliorare anche il discorso delle inquadrature, della camera, piano piano miglioro, sicuramente anche in questo video avete visto che guardo ogni tanto a destra, ogni tanto a sinistra, ogni tanto su, ogni tanto giù, devo migliorare anche in questo. Accetto consigli da tutti, quindi nei commenti divertitevi senza insultarmi, anche perché sennò l'insulto viene bloccato da YouTube, quindi capite che non ne giova nessuno, ma i consigli li accetto da tutti, soprattutto dai più esperti, ma anche dai meno esperti. Devo giocare con le luci, vedo solo adesso che ho il riflesso della finestra che ho di fronte a me nelle lenti degli occhiali, quindi forse maschera un po' il fatto che guardo dalla parte sbagliata, non lo so, potrebbe essere un trucco, magari lo tengo. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, vi saluto, vi lascio in descrizione magari i link per Instagram e TikTok. Se avete qualche idea per qualche video, qualche idea per qualche sfida, scrivetemelo su Instagram con per messaggio. Inizierò sicuramente anche a fare qualche storia con qualche sondaggio, però quasi sicuramente dopo l'estate. Nel mese di agosto sarò in vacanza e non pubblicherò presumibilmente quasi nulla. Vi spoilerò che magari vi butto su, inizio a mandare sul canale qualche short per tenervi attivi, per tenervi sul pezzo, così magari li gradite anche. Quindi grazie ancora per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un like, ovviamente spammate di commenti perché mi servono i vostri consigli. Io vi aspetto numerosi qui sul canale, se siete anche solo un poco curiosi. Un saluto a tutti da The Sims C e a presto!